il più grande laboratorio al mondo dedicato alle particelle elementari, cioè i mattoni fondamentali della materia, conta 17.000 scienziati al lavoro, tra cui 2.000 fisici italiani, 3.000 studenti di dottorato, il 12% di donne e un'età media di 27 anni. A capo del CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, c'è lei, Fabiola Gianotti, fisica italiana. L'abbiamo incontrata in occasione di un evento organizzato a Roma dall'Accademia dei Lincei. E subito chiarisce che no, quel nucleare nel nome non deve fuorviare. Al CERN si fa pochissimo per applicazioni nucleari, nel bene o nel male, e l'allusione è naturalmente alle armi. Il CERN studia le interazioni tra particelle elementari per arrivare a capire la nascita dell'universo. È un'istituzione che costa a ogni cittadino europeo quanto un cappuccino all'anno, a cui l'Italia contribuisce coprendo circa il 10% del budget necessario al funzionamento. A tornare indietro è una mole straordinaria di conoscenza e una serie sorprendente di applicazioni che migliorano la vita di tutti i giorni, a partire da una che abbiamo tutti sempre sotto gli occhi, il World Wide Web, che nacque al CERN da un'idea di Tim Berners-Lee, ma non solo. Parliamo di trasferimento tecnologico. Quali sono le principali applicazioni che a partire da scoperte del CERN poi ritroviamo nella vita di tutti i giorni? Ce ne sono moltissime, vanno dal web, che fu appunto inventato al CERN, alle applicazioni in campo medico, acceleratori utilizzati oggi per la terapia dei tumori, come quelli del CNAO, il Centro Nazionale di Alloterapia Oncologica, voluto dal professor Amaldi a Pavia, sono un esempio di applicazione delle tecnologie del CERN alla terapia del tumore. I nostri strumentazioni vengono utilizzate per la diagnostica in campo medico, tecnologie di vuoto vengono utilizzate nei pannelli solari, siamo dei grandi consumatori di big data, quindi abbiamo una grossa conoscenza su come trattare le grandi quantità di dati. Gianotti cita l'adroterapia, significa trattare i tumori radioresistenti o non operabili con l'uso di ioni carbonio e protoni. Dal 2010 ad oggi sono 1.600 i pazienti curati così a Pavia. La scienza, insomma, si avvicina alle persone tramite innovazioni fondamentali che discendono da scoperte epocali. Una su tutte è quella del bosone di Higgs, valso nel 2013 il Nobel a Peter Higgs e François Englert. Dalla medicina nucleare a una semplice risonanza magnetica, fino alle analisi di un particolare pigmento di un'opera d'arte o di un reperto storico. Il bosone di Higgs è in mezzo a noi e si fa vedere attraverso l'applicazione pratica e quotidiana della più grande scoperta di questo secolo, insieme all'esistenza delle onde gravitazionali. Era il 14 luglio del 2012 quando una conferenza stampa organizzata al CERN di Ginevra diede la conferma di quella che sarà chiamata la particella di Dio. 6 anni dopo la ricerca continua. Quello che fa il CERN è orientarsi ogni giorno verso un passettino in avanti. È molto difficile da dire, non lo sappiamo. Quello che noi sappiamo è che ci sono delle questioni aperte a cui non abbiamo delle risposte. Quale sarà poi la fisica che risponderà a queste domande? Non lo sappiamo, ci sono delle teorie che sono state sviluppate nei decenni, dalle supersimmetrie alle teorie di dimensioni supplementari e molte altre. Però sono teorie diciamo, sviluppate dagli uomini e la natura può aver scelto un altro tipo di risposta alle domande aperte. E intanto la scienza rimane un valore universale che trascende gli interessi economici o politici e può rappresentare un messaggio di unione. Succede anche nel caso di Sesame, il primo acceleratore di particelle installato in Medio Oriente con sede in Giordania, ad Allan, in cui collaborano fianco a fianco paesi tra cui al di fuori della ricerca non corre buon sangue. Non è importante solo per la ricerca scientifica, ma anche per migliorare i rapporti in un'area storicamente conflittuale.